36 anni, americana nata a Los Angeles, attrice, femminista, impegnata e divorziata, cresciuta in una scuola privata cattolica e figlia di un insegnante di yoga di origini afroamericane. Meghan Markle è una vera outsider alla corte di Buckingham Palace. L'attrice è diventata famosa grazie alla serie TV Suits, che ha lasciato per trasferirsi a Londra e coronare il suo sogno d'amore con il principe Harry, di 3 anni più giovane, ha dimostrato fin dalla prima intervista rilasciata alla BBC di avere una grande personalità, una grinta e una dedizione all'impegno sociale che ha avuto fin dall'età di 11 anni, come ha raccontato lei stessa durante un discorso alle Nazioni Unite, dove è ambasciatrice per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Queste le sue parole. All'età di 11 anni ho visto una pubblicità in TV di un detersivo per lavastoviglie, in cui il claim recitava: tutte le donne d'America combattono contro lo sporco e l'unto delle pentole. E a scuola un mio compagno di classe aveva commentato che era giusto così, perché la cucina era il posto in cui le donne dovevano stare. Ricordo di essermi sentita arrabbiata e scioccata e di aver pensato che non era giusto e bisognava fare qualcosa. Sono tornata a casa e l'ho detto al papà, che mi ha incoraggiata a scrivere una lettera. Così ho fatto e l'ho mandata alle persone più importanti che ritenevo dovessero sapere: la First Lady Hillary Clinton, Linda Ellerbe, conduttrice di un programma TV per bambini, l'avvocato Gloria Allred e l'azienda produttrice di quel detersivo. Poche settimane dopo ho ricevuto lettere di incoraggiamento da Hillary Clinton, da Linda Ellerbe e dall'avvocato Gloria Allred, mentre una troupe dello show per bambini venne a casa mia per intervistarmi. Un mese dopo Procter & Gamble, la casa produttrice di quel detersivo, cambiò il claim. E lo spot TV ora non recitava più tutte le donne d'America, ma tutte le persone d'America lottano contro lo sporco. Mia madre sarebbe felicissima, ha detto il principe Harry alla BBC riferendosi al suo fidanzamento. Credo che sarebbero migliori amiche. A giudicare da quello che abbiamo visto fino ad ora, non potremmo essere più d'accordo.